Terza corsa, confronto riservato a Puledri di 2 anni, 1 Crack Stecca, 2 Crozeiros, 3 Cicciobello, 4 Ciclon Dipa, 5 Clash Laumar, 6 Concita Pax. Seconda linea, 7 Cooper GV, 8 Costa Rica Pax, 9 Cherry Top, 10 Corsaro Nero Font. Pronostico che vede favorita Clash Laumar, numero 5. Partiti in questo momento, veloce Cicciobello contro Crozeiros, che tenta di difendersi allo steccato, insiste Cicciobello, Crozeiros rientra però con la curva, ma finisce con l'errore sbagliato, come è successo le altre due volte. Squalificato. Quindi al comando è Cicciobello. Numero 8 Costa Rica Pax, squalifica anche per Costa Rica Pax. Tanto numero la progressione uno, di Cherry Stecca, Top ha rotto anche Crack Stecca. E così al comando passa il numero 9, Cherry Top, che guida dopo 400 metri in 38 davanti a Cicciobello. Poi Ciclon Dipa dovrebbe essere in terza posizione. Vediamo il passaggio ai 600, 46,5 per Cherry Top, che resta su una bella vittoria sulla pista. Seconda posizione per Cicciobello davanti a Ciclon Dipa, mentre all'esterno cerca di avanzare ora Clash Laumar. Più indietro c'è Cooper GV, che cerca di trascinarsi il resto dei concorrenti un po' più sgranati. Clash Laumar progredisce, ma davanti c'è sempre Cherry Top, che va a completare un chilometro in 1.17.3. Seconda posizione per Cicciobello. All'esterno progredisce ulteriormente Clash Laumar, che supera Cicciobello a 500 scarsi dalla conclusione e prova ad avvicinare la battistrada, che però ancora ha due lunghezze abbondanti di margine. Più indietro c'è Ciclon Dipa, intanto completamento della curva finale con Cherry Top in netta evidenza su Clash Laumar. Retta d'arrivo, Cherry Top in testa. Ripetiamo, numero 2, Crozeiros Ross. Ancora due lunghezze di margine nel finale. Controlla la situazione per vincere agevolmente. Secondo posto per il numero 5, Clash Laumar. Al terzo finisce il debuttante Ciclon Dipa. 1.17.2, il ragguaglio conclusivo. 31.1 a chiudere, tutti un po' stanchi, ma vittoria comunque nettissima per Cherry Top, che raddoppia così la vittoria ottenuta all'ultima uscita sulla pista. Più o meno con lo stesso ragguaglio cronometrico, 1.17 la volta precedente, 1.17.2. Oggi vittoria netta, secondo posto per Clash Laumar, che è rimasta praticamente scoperta tutta strada, mentre al terzo finisce il debuttante Ciclon Dipa.